Procediamo, andiamo avanti con il professor Giorgio Spaggiari, quale farà una lettura magistrale, il ruolo della biofisica in medicina alla luce delle nuove tecnologie per la mappatura epigenetica. Io dico sempre, professore, che si fa troppa poca fisica medica ai corsi di laurea di medicina. Io ricordo il mio esame di fisica è insufficiente per quello che sono le conoscenze oggi. Spero che lei ci possa un attimino dare lustro su questo. Insomma. Grazie. Dunque, intanto ringrazio Giorgio per aver organizzato questo convegno decisamente molto importante. Ieri io ho parlato di acqua e visto che oggi parlerò di cell food, ovviamente parlerò di acqua con un taglio totalmente diverso. Ieri al corso dicevo che sull'acqua se ne sa ancora molto poco. Ritorno indietro a qualche secolo fa per dirvi che San Francesco nel Cantico delle Creature aveva utilizzato dei termini sull'acqua, alcuni dei quali sono evidenti, umile, utile, e poi ha detto casta. E a questo punto mi sono domandato, ma perché casta? Perché San Francesco dice che l'acqua è casta? Ma cosa avrà voluto dire? Ha voluto dire ancora oggi il termine che è tutta da scoprire. Ieri nella mia lezione ho fatto vedere come l'acqua ha delle proprietà incredibili. Il fatto che l'acqua, se non ci fosse l'acqua, l'ha richiamato il mio collega, che ringrazio perché abbiamo una amichevole contrapposizione, ma proprio amichevole, e d'altra parte è giusto, perché se io tiro fuori una medaglia, eccolo qua, questi sono 2 euro, noi continuiamo a guardare questa faccia e io dico, ma scusa, ma io voglio studiare anche questa faccia. E nessuno potrà dirmi, no, perché se tagli questa moneta in questo senso e dicessi a qualcuno di voi, fammi a spendere questi 2 euro, non le spendete i 2 euro. Perché? È perché manca la seconda faccia. Allora vuol dire che la seconda faccia è sinergica con la prima, è fondamentale con la prima. Quindi non è una cosa. Allora l'aspetto biochimico che è sacrosanto, l'aspetto biofisico che è sacrosanto, non sono l'uno in contrapposizione all'altra, sono sinergici, sono aspetti diversi, sono una visione diversa della stessa medaglia. Ecco perché ogni tanto mi incavolo. E quando qualcheduno dice, ma caro Spaggiari, tu devi dimostrare, giustamente, come ha detto lui, andiamo a vedere le fonti. Ma io parlo delle fonti che sono la fisica quantistica. Non devo dimostrare più niente io. Se vi dico che la massa è energia, non lo dice lo Spaggiari, che è un visionario. L'ha detto Einstein. Se dico che nell'acqua nasce un campo elettromagnetico, chi l'ha detto? L'hanno detto i grandi fisici di quel tempo là. E allora, se vi dico che dal vuoto nasce energia, il vuoto non è vuoto, non è assenza di materia, è presenza di energia. Uno dice, ma chi te l'ha detto? Dimostralo. Ma cosa dimostro? Non devo dimostrare niente. Allora, ritornando all'acqua, devo dire che l'acqua è una cosa veramente molto meravigliosa, stupenda. Se non ci fosse l'acqua, non ci sarebbe la vita. E a questo punto dicevo, ma cos'è? Come si forma? Cos'è l'acqua? È ossigeno, sì, idrogeno, sì, 2 per la precisione, il mio corpo è l'ossigeno, all'estremo delle mie braccia ci sono i 2 atomi di idrogeno, positivi, negativi. Ma allora ieri ho preso un bicchiere d'acqua, che ve lo prendo ancora adesso. Se qualcheduno mi dà un goccio d'acqua, io dico e arrivo a parlarvi di cell food. Grazie.
Grazie. Ma qui dentro ci sono H2O? Ma quanti sono questi H2O? Ma non lo so. Ma è liquida questa? E come si collegano gli H2O, gli NH2O che sono dentro in questo bicchiere in modo tale da creare l'acqua liquida? Come si collegeranno? Ah, non lo so, l'idrogeno è positivo, sono due, eccoli qua, l'ossigeno è negativo, è come dire, lo rappresento con una specie di siluretto, con il positivo di qui e il negativo di lì, quindi ci saranno un'attrazione di tipo elettrostatica, no? La carica positiva attira la negativa attira la positiva, eccetera eccetera eccetera, per formare questa. Allora qui c'è dentro una catena di H2O. Se chiedessi a qualcuno di voi, ma dimmi, ma questa catena è il primo che si collega col secondo, col terzo, col quarto, col decimo, col centesimo, oppure no, guarda, la catena è il primo siluretto si collega col decimo, col trentesimo, col quarantesimo, poi col terzo. Ah, sono tutte cose giuste, non lo so come si collegano. C'è un'attrazione, c'è un equilibrio. Ma dei fisici importanti, hanno detto che dentro quest'acqua qua, ragazzi, c'è una catena, ma la catena si forma delle specie di raggruppamenti che si chiamano domini di coerenza. Allora, dentro quest'acqua ci sono dei domini di coerenza. E le caratteristiche dell'acqua dentro il dominio di coerenza sono profondamente diverse rispetto all'acqua non coerente che è dentro quest'acqua. Allora vedete quante cose incredibili abbiamo scoperto. Ma adesso arrivo a Cell Food. Ma giustamente, come diceva Miceli, ossigeno, idrogeno. Allora io penso così, faccio un po' di considerazione di fisica. Sapete tutti come è fatta una cellula, certo. Sapete tutti che la cellula ha dentro dell'acqua, che viene distinta dall'acqua fuori dalla cellula attraverso una membrana cellulare. E guarda caso c'è un fenomeno, c'è una migrazione di elementi dall'interno verso l'esterno, dall'esterno verso l'interno. C'è un processo osmotico dell'acqua esterna che va verso l'interno. E dentro l'interno, dentro quell'acqua, ci sono degli elementi fondamentali, uno dei quali si chiama mitocondrio. Bene, il mitocondrio che fa? Quindi riceve l'acqua dall'esterno, produce quello che noi fisici chiamiamo energia cellulare e quello che noi medici chiamiamo ATP. Allora l'ATP che cos'è? Non è altro che l'energia che il mitocondrio produce. E allora mi sono domandato, produce quella roba lì, ma che cosa serve dal punto di vista fisico? Che cosa vuol dire che produce energia cellulare? Cosa vuol dire? Vuol dire che se io faccio il fisico e volessi vedere se c'è quella che noi chiamiamo differenza di potenziale tra l'acqua interna e l'acqua esterna, vuol dire che io con uno strumento metto un puntale positivo o negativo, in questo caso negativo nell'interno dell'acqua cellulare, e positivo all'esterno, e cosa mi accorgo? Mi accorgo che il mitocondrio produce energia cellulare davvero, ovvero se la cellula è normale, la differenza di potenziale è meno 70 millivolt, medio, medio, parlo medio, perché potrebbe essere anche 80, potrebbe essere anche 90, col meno davanti. Ma almeno, ho detto, me ne frego, vuol dire che è negativo l'interno della cellula.
Ah, ieri c'è stata una bellissima lezione. Ma se il mitocondrio non funziona bene, che succede? Succede che la differenza di potenziale si abbassa, ovvero da 70 in assoluto, parliamo, meno ormai dimentichiamocelo, ve l'ho detto cosa vuol dire. E se la cellula è infiammata, il mitocondrio funziona meno, produce una differenza di potenziale inferiore, quindi va a meno 50. E sulla cellula tumorale? Sulla cellula tumorale la differenza di potenziale è 20 millivolt. 20 millivolt? Ma allora vuoi dire, Spaggiari, che la cellula si comporta come con un accumulatore, come un qualche cosa che fornisce energia e se non è alimentata è la batteria della vostra macchina? È che se a questo punto voi non avete l'alternatore che continua a caricare la vostra batteria, prima o poi non partite più. Ah, ma la cellula allora si scarica, quindi è proprio un accumulatore. E se io dessi ossigeno e idrogeno a quell'acqua extracellulare, per il processo osmotico questa va dentro e diventa acqua intracellulare, e a questo punto cosa fa il mitocondrio? Pompa più energia, pompa più ATP. E quindi se pompa di più, vuol dire che la differenza di potenziale mi si alza. Allora io faccio questo bel esempio che mi sembra interessante. I miei tre colleghi che sono qui davanti hanno tre palloncini. Il primo ce l'ha bello gonfio, il secondo ce l'ha leggermente sgonfio, il terzo ce l'ha decisamente sgonfio. Allora il primo viene da me e dice: scusa Spaggiari, mi gonfi il mio palloncino? Ma che cavolo ti gonfio, che è già gonfio? No, ma io lo vorrei un pochettino più gonfio. E allora io farò molto delicatamente questo mestiere. Ecco, guarda, lo tocco anche per evitare che mi scoppi in mezzo alle mani. Toh, tieni, te l'ho portato da 70 millivolt, te l'ho portato a 80. Basta. Arriva lui che c'ha il palloncino leggermente sgonfio e a questo punto io utilizzerò lo stesso criterio, soffio molto delicatamente e porterò il suo palloncino a 70. Ecco, la pressione che io fornisco al palloncino per gonfiarlo è tale per cui lui c'ha anche lui il palloncino gonfio. Arriva il terzo. È molto sgonfio. E io a questo punto sono molto stupido. Cosa farò? Farò così. Spacco il palloncino. Cosa ho voluto dire? Ma io dico che lo sviluppo delle cellule tumorali avvengono in ambiente sicuramente privo d'ossigeno. Beh, se noi portassimo una grande quantità di ossigeno o di idrogeno, questo è il quesito che io vi lascio. Ah, vedete che ci sono aspetti che sono decisamente molto diversi. Il modo di ragionare mio, da medico, ma da fisico, è molto diverso rispetto al modo di ragionare che il mio collega che mi ha preceduto e ha fatto questo intervento molto brillante non vi ha saputo dire. È l'altra parte della medaglia. Io vedo degli aspetti che gli altri non analizzano. Ma non analizzano perché? Perché è quasi come se parlassimo due linguaggi diversi.
ma la medicina è una sola, il linguaggio deve essere uguale, le conoscenze che arrivano da altre discipline vanno valorizzate, le conoscenze vanno integrate. Oggi non possiamo dire che ognuno di noi rimane nel proprio ambito. Il mio sapere è il mio sapere. Il sapere suo è il suo sapere. Il sapere dei biologi è il loro sapere. No. Nella medicina è il sapere integrato. E volevo dire che ieri avevo detto ai miei, le persone che hanno seguito il corso, che avrei fatto, avrei portato un libro, ne sono nati tanti di libri in questo periodo, ma questo libro è stato scritto da un giornalista, il titolo è Viviamo tutti sulla cresta dell'onda, scritto da un giornalista, il titolo è stato concordato con me, e a questo punto cosa vuol dire Viviamo tutti sulla cresta dell'onda? E parlando di acqua... Forse è l'onda dell'acqua, allora vuol dire che anche l'acqua vibra, certo, ve l'ho detto prima, certo. Oppure potrebbe essere interpretato, viviamo tutti sulla cresta dell'onda, potrebbe essere interpretato come il fatto che siamo immersi in un campo, in campi di onde elettromagnetiche. Ecco il dualismo, l'acqua, l'onda dell'acqua e in effetti il campo elettromagnetico. Ma chi l'ha scritto questo libro? L'ha scritto questo giornalista, ma guarda caso è andato a prendere i più importanti fisici che ci hanno purtroppo lasciato. Andatele a vedere, ci sono le fotografie, Giuliano Preparata, Emilio Del Giudice, Getulio Talpo, Pier Giorgio Spaggiari ed altri. Perché? Perché siamo tra i pochi, caro collega, che hanno studiato come la fisica quantistica entra a pieno titolo nella medicina, nella biologia, nella medicina, aprendo il nuovo filone che si chiama medicina quantistica. Grazie a tutti. Grazie professore.